Ultima edizione di Stadio News di studio Marco Cullà. 3 punti belli e importanti. Il Palermo si gode il successo sul Cagliari, ma deve già pensare alla partita di domenica contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Solito esame di trasferta che i rosa spesso sbagliano. Mangia però vuole cambiare il trend e dopo la falsa partenza esterna a Bergamo ha l'occasione per riscattarsi. Nel day after lui si distingue sempre, Maurizio Zamperini nell'analisi della partita è unico e riesce ad essere scontento anche quando il risultato premia il suo Palermo. Il 3-2 al Cagliari nel match di mercoledì sera non lo è esaltato, anzi bacchetta la difesa per i 2 gol presi nel finale. Non si possono prendere 2 gol così, ha detto Zamperini, dobbiamo migliorare. Non ho voluto nemmeno parlare con il mio direttore sportivo perché è assurdo prendere 2 gol nella parte finale del match mettendolo in discussione. La squadra dopo il 3-0 è andata nello spogliatoio. Una squadra diventa grande quando non commette certe stupidaggini negli ultimi 5 minuti. In occasione del primo gol del Cagliari c'è stata l'impostazione sbagliata della barriera a 2 uomini. Farò alla squadra una bella striata e Mangia deve crescere anche correggendo questi aspetti. Buona la seconda in casa contro il Cagliari per Francesco Della Rocca, che adesso spera in una maglia da titolare anche domenica contro la Lazio. Dopo il secondo gol sinceramente abbiamo avuto un po' di paura, però penso che gli ultimi 10 minuti finali sia stata proprio un calo fisico, una questione più fisica che altro, perché comunque abbiamo speso tanto, specialmente nel primo tempo. Sai, a tenere quei ritmi come abbiamo tenuto nel primo tempo, comunque alla lunga lo paghi. Mister è stato chiaro con noi, il nostro atteggiamento dovrà essere sempre questo, in casa e fuori, perché comunque siamo una squadra che non si può permettere di mollare, anche perché poi va in difficoltà con tutti, con l'Atalanta si è visto. Giulio Migliaccio parla a Radio Radio e dice: Lazio Palermo, spero che sarà una partita spettacolo. Noi fatichiamo fuori casa, loro in casa. Può uscire una bella gara. La Lazio già l'anno scorso ha fatto un campionato strepitoso, si è rinforzata tantissimo in attacco prendendo 2 campioni devastanti come Sissé e Klose. Fabrizio Miccoli compie un altro passo verso il titolo di miglior marcatore del Palermo di tutti i tempi. In virtù del gol realizzato al Barbera contro il Cagliari, il capitano rosanero è salito a quota 53 reti, 10 lunghezze di distanza da Carlo Radice in vetta con 63 gol. Miccoli intanto consolida il secondo posto solitario del podio, staccando il tandem Toni Vernazza, ferma a quota 50. La prima giornata di campionato di Serie A, saltata per il mancato accordo tra Lega e Assocalciatori sul contratto collettivo dei calciatori, si recupererà mercoledì 21 dicembre. Lo ha deciso l'assemblea delle società di Serie A. Il Palermo giocherà contro il Novara allo stadio Silvio Piola. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.